Magic vincitore è Re Costa. Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Finalmente vi presento il Fanta europeo di fantacalcio.it. Sì, perché in tantissimi mi avete scritto: Re Costa, ma non lo fai un Fanta europeo? E oggi così vi spiego un po' come funziona questa tipologia di fantacalcio, che è un po' un misto fra, diciamo, prediction e fantacalcio. Prima di cominciare però vado a dirvi, ragazzi, che ci sono ancora dei posti liberi per chi vuole fare il fantacalcio ad asta quest'estate con me in live, fantacalcio a 10, sia classic sia mantra. Ancora ci sono un po' di posti disponibili, scrivetemi anche qui su WhatsApp o su Instagram, su Facebook, se volete saperne di più. In tanti già avete preso il vostro posto, però quest'anno farò probabilmente 5, 6, 7 fanta, e quindi facendone di più c'è qualche posto ancora libero. Ma andiamo a vedere subito, ragazzi, le novità. Sì, perché qualcosa di simile era stato fatto per il Fanta Mondiale, e ci sono alcune novità interessanti invece nel Fanta Europeo, che diversificano. Come vedete bene, tutto ciò che c'è da sapere sul Fanta Europeo potete anche trovarlo su fantaeuropeo.com. Andiamo con la seconda slide. Partecipare è semplicissimo. Scaricate gratis l'app di Fanta Europeo come ho fatto io, vi loggate con le credenziali di fantacalcio.it, quindi non dovete creare un nuovo account, basta solamente fare il login. Poi potete o creare una lega privata e quindi invitare i vostri amici a partecipare, oppure potete partecipare anche singolarmente. E poi, anche se voi fate una lega privata, la cosa bella è che partecipate di diritto già alla generale, quindi questa è una cosa molto interessante secondo me. Il punto 4, parteciperà automaticamente alla classifica generale del vincitore di Mazzeschi, come vi dicevo. Nel quinto invece scegli il tuo vice tra Pardo, Trevisani, Di Marzio e quel Ludovico Rossini, che è il mio vice allenatore. Il vice allenatore, ragazzi, è importante, e poi vi spiegherò il perché, per chi magari non ha giocato al Fanta Mondiale. Poi abbiamo schierare 4 calciatori per ogni partita più uno regalato dal tuo vice, i bonus sono variabili. Ecco, questo perché, diciamo, voi su questi 5 giocatori uno lo sceglie il vice, e io vi dico sta chicca: ho scritto a Ludovico: occhio che ti ho scelto come vice allenatore, non farmene pentire, mi ha promesso che farà il bravo. Quindi ho scelto il mio amico Ludovico. E poi nell'ottavo punto fai i tuoi pronostici iniziali, e ora li andiamo a vedere insieme. Questi sono i pronostici da fare prima che cominci l'europeo. Allora, il primo ci dice vincitore finale, cioè dobbiamo pronosticare quale squadra vincerà questi europei, e si ha un bonus di 30 punti. Poi le semifinaliste, indovina le 4 squadre che prenderanno parte alle semifinali di Euro 2024, altri 30 punti. Poi calciatore con più reti, quindi indovinare chi vincerà la classifica marcatori, altri 25 punti. Squadra con più marcatori diversi, questa è un'altra cosa molto interessante, cioè capire quali squadre potrebbero portare a bonus il maggior numero di giocatori. Classifiche dei gruppi, cioè indovinare l'ordine di classifica esatto di ogni singolo gruppo. Ci sono, su me, alcuni gironi più difficili rispetto ad altri, e per ogni girone che azzeccate, la prima, la seconda, la terza e la quarta, vi danno 15 punti in più. Gruppo con più reti, quindi dovete calcolare nel girone se ci sono magari diverse squadre che hanno un bell'attacco, magari una difesa meno forte, ecco. Ci danno altri 15 punti. Squadra con più gol segnati nella prima fase, e poi il clean sheet, indovina la squadra che concluderà la prima fase senza subire alcun gol. E questo è veramente difficile, indovinare una squadra, semmai
ci sarà una squadra che non subisca gol. Ecco, direi che questi pronostici iniziali sono abbastanza semplici da andare a capire. Sono solo le prediction prima dell'inizio dell'Europeo. Poi ci saranno tutte le prediction match per match, cioè nel momento in cui parte l'Europeo, la schermata sarà Germania, Scozia, vado con un esempio, ci sono tutti i giocatori e la cosa carina, secondo me, è andare a scegliere i quattro giocatori più uno del vice allenatore da andare a scegliere, da schierare, diciamo, nel nostro quintetto. E la cosa interessante sono i bonus variabili, cioè se noi scegliamo un difensore, sappiamo già che non varrà magari un più 3, ma può valere un più 8, un più 9, un più 10, che ovviamente nell'app vedremo in base, diciamo, al giocatore quanti punti bonus ci dà, perché è ovvio, se magari schiero l'attaccante, sia più facile portarci un bonus rispetto a un difensore o un centrocampista. Quindi questi bonus variabili ci danno sicuramente diciamo una giocabilità diversa rispetto, diciamo, al classico fantacalcio, ecco. E quindi è importante anche il vice allenatore, perché ci consente, se magari fa le scelte giuste, di avere quel quid in più per scalare le classifiche. Perché io, quando ho fatto il Fanta Mondiale, ero arrivato anche, se non sbaglio, nei primi 50 a un certo punto. Poi, quando, diciamo, alla fine del mondiale mi sono classificato nei primi 1000. Ecco, già, secondo me, cercare di arrivare fra i primi 1000 tra migliaia e migliaia di partecipanti, non è affatto male, ecco. Vi dicevo, oltre ai bonus variabili giocatore per giocatore, c'è anche il bonus imbattibilità, cioè il portiere, se riesce a fare un clean sheet, e ovviamente se lo avete selezionato, vi porta un bel bonus, anche quello variabile, perché variabile in base alla difficoltà delle partite, un po' come succede per i bonus dei calciatori di movimento. Quest'anno hanno aggiunto anche il bonus variabile, il bonus, diciamo, più uno per i difensori che hanno la porta inviolata, però devono giocare almeno un tempo. Ecco, questi sono, diciamo, i bonus più interessanti. Non ci sono il bonus degli assist, quello non c'è. E poi, diciamo che in questo gioco devi essere abbastanza continuo, perché dovrai pronosticare, oltre, diciamo, ai giocatori, anche il risultato esatto del primo tempo, risultato esatto finale. Ecco, ci sono tante prediction per ogni partita, che lo rende un po' una cosa diversa rispetto al classico fantacalcio. Prima vi avevo fatto vedere la schermata all'inizio del Fanta Europeo, che vi rimanda al sito, anche perché ci sono dei premi, nonostante sia tutto gratuito. Il primo è un bel televisore, un telefono, il secondo, una play, il terzo, fino ad arrivare dal quarto al quindicesimo ai buoni Amazon. Diciamo che per chi non ha voglia di magari andare a farsi il classico fantacalcio con gli amici, o magari il classico listone, questo è un fantacalcio alternativo che ti dà quella possibilità di goderti magari gli europei senza chissà quali vincoli, perché alla fine io per questo non ho fatto nessun fantacalcio classico europeo, ma andrò a giocare a questo Fanta, perché sicuramente è molto più semplice, è una cosa che ti prende meno tempo e non devi andare lì a studiare questo è titolare, questo no, far quadrare tutte queste cose. Ecco, per godermelo al meglio e senza chissà quali impegni, per me è un qualcosa di utile, e quindi per questo ve l'ho portato così, se volete parteciparci, se volete vi lascio anche il link in descrizione del sito, così potete andare a guardare anche tutto il regolamento, perché ci sono qualche altro bonus che mi sono dimenticato, però le cose più importanti li troverete. E nulla, ragazzi. Quindi, se vi va, vi aspetto su fantacalcio.it, sulla loro app.
Mi raccomando, giocate, tanto alla fine è gratis, ci si diverte e provate anche a battermi. Vediamo se va bene, vi porto magari poi più in là anche qualche video su come sta andando questo fantacalcio. Con questo è veramente tutto. Ciao ragazzi.